Buonasera ai telespettatori del Fatto, buonasera, benvenuto, anzi bentornato Luciano D'Amico, leader della coalizione Patto per l'Abruzzo. Buonasera professore. Buonasera, buonasera. Parleremo con lei in questo quarto d'ora dei fatti delle ultime ore. Ce ne sono tanti sulla politica che accendono il dibattito dentro e fuori le aule del Consiglio regionale, ma iniziamo da queste dove in commissione ieri è stata una giornata molto movimentata, a partire dalla situazione di cui forse si è parlato anche meno, ma che le sta particolarmente a cuore. Una proposta che non è evidentemente entrata nelle corde della maggioranza, che è quella relativa al taglio dei rincari sul servizio di trasporto pubblico locale. Cosa si sarebbe potuto fare, D'Amico, cosa non si è fatto? Il trasporto pubblico locale ha una funzione sociale ed economica di importanza straordinaria, e ciò che consente agli abruzzesi di muoversi all'interno di una regione che è bellissima, ma è difficile da collegare. Muoversi dai comuni montani per raggiungere i centri urbani spesso è difficilissimo ed è costosissimo, perché l'attuale sistema delle concessioni, che è andato in proroga ancora fino al 2026, l'attuale sistema delle concessioni prevede che ci siano più operatori, con il risultato che chi deve affrontare un viaggio lungo a volte è costretto a prendere, diciamo, utilizzare mezzi di più operatori e pagare il doppio biglietto. Ora, aumentare il prezzo dei biglietti in questa situazione significa scaricare sugli utenti, sui cittadini, un maggior onere che noi contestiamo peraltro, perché è vero che si tratta di un semplice adeguamento all'inflazione al 20% circa, ma è anche vero che quell'inflazione non ha colpito i costi principali delle aziende di TPL, non ha colpito il costo del personale, perché non ci risulta che gli stipendi degli autisti siano aumentati del 20%, non ha colpito il prezzo del gasolio che sta scendendo e quindi in generale dei carburanti di autotrazione. Noi però lo affrontiamo su tre livelli il problema dei trasporti. Il primo, cercare di evitare questo aumento, quantomeno di contenerlo. Il secondo, razionalizzare il sistema dei trasporti e prevedere, ad esempio, un biglietto unico di libera percorrenza su tutte le tratte regionali, sul modello dell'area unico. Perché non immaginare un biglietto da 1,20 euro, 1,40 euro con cui viaggiare all'interno della regione Abruzzo, indipendentemente dai chilometri percorsi? Basterebbe pensare all'impulso che questo sistema potrebbe dare nel rivitalizzare le aree interne. Chi deve venire da Pietracamela o da Pizzoferrato a Pescara piuttosto che all'Aquila deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare senza sostenere un costo gravoso. Già è scomodo muoversi da Pietracamela per raggiungere Pescara o da Pizzoferrato per raggiungere Pescara. Se a questo aggiungiamo anche il costo di un biglietto, e sicuramente non rendiamo un buon servizio a quelle aree interne. E poi noi lo affrontiamo, come abbiamo avuto modo di spiegare a tutti i cittadini abruzzesi, secondo noi il trasporto pubblico locale dovrebbe essere gratuito su tutta la regione. È una cosa che si può fare finanziariamente. Continuo a ricordare che questa operazione costerebbe circa 30-35 milioni di euro l'anno, e continuo a ricordare che l'ultima legge mancia ha disperso 22 milioni 230 mila in una miriade di associazioni che non svolgono attività sociali ma al massimo attività associative, e quindi invece che come dire, generosamente erogare queste risorse ad associazioni senza bandi, senza criteri, ma nella totale assoluta discrezionalità, destiniamo queste risorse a finanziare il trasporto pubblico locale e facciamo in modo che i cittadini abruzzesi possano muoversi all'interno della regione. Basterebbe pensare alle aree interne, basterebbe pensare al turismo, basterebbe pensare alle necessità degli studenti e dei lavoratori pendolari, che per andare a studiare, per andare a lavorare, a volte devono pagare dei biglietti di prezzo altissimo. Altro tema su cui insomma, si è assistito ad uno scontro perdurante anche in commissione, nonostante fosse necessario rilegiferare, riguarda i confini della riserva del Borsacchio. Rigettata la vostra proposta di tornare ai confini precedenti, ma non si può arrivare ad una mediazione? Siete irremovibili anche voi, D'Amico?
No, noi non siamo irremovibili, è che per poter parlare noi abbiamo chiesto in realtà non solo di approvare la nostra proposta, ma ci siamo dichiarati pronti a ritirarla nel caso in cui anche la maggioranza avesse ritirato la sua e ricercare un testo condiviso. Se dobbiamo avviare una discussione, come prevede la legge, ascoltando tutti i portatori di interessi, dai comuni ai residenti e così via, è necessario sgomberare il campo da qualsiasi precondizione e quindi eliminare le due proposte, sia la nostra sia quella della maggioranza, cercare un testo base condiviso e affrontare poi con serenità la questione del borsacchio, ma più in generale la questione della tutela dell'ambiente, cercando di contemperare gli interessi di tutti coloro che hanno a che fare con la riserva, di chi vi abita, di chi vi lavora, ma anche di chi vuole garantire la conservazione dell'ambiente. Contemperare, la parola di cui la politica dovrebbe fare un uso un po' più consapevole, è anche la parola chiave di quanto accaduto ieri e sta accadendo a Bruxelles, fuori dalle aule del Consiglio regionale, dove il Presidente Marsilio ha espresso una posizione, peraltro condivisa dalle regioni, sul futuro dell'automotive. Qual è la posizione di Patto per l'Abruzzo su questo settore strategico e vitale per l'economia della regione? Sì, io chiarirei anzitutto un equivoco: non è che le regioni hanno espresso, come dire, adesione al progetto di Marsilio, le regioni del centrodestra si sono dichiarate favorevoli. Gruppo CR. Il gruppo CR, che è ben poca cosa rispetto alle regioni d'Europa, davvero ben poca cosa. Io credo che destra, per vocazione, non a caso sono partiti conservatori, sia un'area in cui si vuole conservare, rassicurare, guardare ad un passato iliaco che non è mai esistito. L'italiana, oltre che conservatrice, poi è nostalgica. La destra abruzzese è conservatrice, nostalgica e miope. Noi possiamo dire che se il futuro della tecnologia dell'automotive sia rappresentato dall'idrogeno a batteria e dall'elettrico a batteria o dall'idrogeno con celle a combustibile. Discutere su questo, ma una certezza ce l'abbiamo: non sarà certo un futuro in cui verranno utilizzati il gas o la benzina. E allora resistere, fare questa battaglia di retroguardia per dire ai produttori di altre aree economiche, penso anzitutto ai cinesi che hanno già accumulato un enorme vantaggio tecnologico e competitivo, di rafforzare ancora di più questo enorme vantaggio, io credo che sia una scelta miope e suicida. Noi dobbiamo guardare il futuro con il massimo impegno, fare le questioni che sono sul tappeto. Sul tappeto in Abruzzo noi abbiamo un polo dell'automotive che richiede solo un sostegno per il passaggio all'elettrico, ma richiede un sostegno in termini di dotazioni infrastrutturali, far sì che l'Abruzzo torni ad essere accogliente e conveniente per chi intende produrre automobili o componentistica per le automobili. Dall'81, anno in cui è stato lo stabilimento Sevel in Val di Sangro, oggi Stellantis, dall'81 abbiamo più avuto una grande infrastruttura a servizio dell'economia e dell'industria. Continuo a ripetere, abbiamo un problema di elettrodotti, abbiamo un problema di rifornimento energetico, abbiamo un problema di rifornimento idrico per l'industria. Noi parliamo di crisi idrica pensando all'acqua potabile e all'agricoltura, anche l'industria ha un forte consumo di acqua. Abbiamo un problema di trasporti, insisto nel dire che il porto di Ortona non ha i fondali, il porto di Vasto non ha i moli, il risultato è che non possiamo utilizzare i vettori marittimi per importare ed importare materie prime e semiprodotti, semilavorati ed esportare i prodotti finiti. Questi sono i nodi che dobbiamo affrontare e dispiace constatare che al di là degli investimenti stabiliti nel 2016 con il famoso ormai Masterplan, non se ne sia aggiunto nessun altro, né mi sembra che ci siano grandi cantieri al lavoro. Ora, la miopia di cui dicevo prima è proprio questa: inutile fare una battaglia nostalgica e di retroguardia, guardiamo in faccia il futuro, assumiamoci
con coraggio l'onere di guardare il futuro e di risolvere, di sciogliere i nodi che impediscono all'Abruzzo di mantenere quella posizione nell'industria manifatturiera che è riuscita a conquistarsi con tanti sacrifici da parte delle abruzzesi e degli abruzzesi. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo guardare quali sono i problemi, e i nostri problemi sono collegati alle infrastrutture, all'innovazione tecnologica, sono collegati a tutto ciò che deve consentirci di recuperare quel gap che ormai esiste già. I cinesi hanno acquisito la supremazia tecnologica nelle produzioni di automobili elettriche. Cosa facciamo? Chiudiamo gli occhi ancora per 10 anni, 15 anni, 20 anni, per riaprirli poi e accorgerci che non siamo più in grado di recuperare quel gap di competitività? È una battaglia di retroguardia, ma la destra è tale perché guarda al passato, è la sinistra che guarda al futuro. Non a caso noi ci definiamo progressisti e loro conservatori. Professore, abbiamo 4 minuti, le sono sufficienti per spiegarci cosa sta accadendo anche tra Consiglio e Giunta sui conti delle ASL abruzzesi? Qual è la realtà dei numeri? Questa è stata la più brutta e spiacevole sorpresa del dopo elezioni. Fino al 10 marzo avevamo un modello sanitario Abruzzo che il Presidente Marsilio ci ricordava in ogni dove un modello da esportare nelle altre regioni. Poi abbiamo dovuto ripianare il disavanzo del 2023, 128 milioni. Ci tengo a chiarire, 128 milioni non sono i debiti, è il disavanzo, è la perdita del 2023 delle 4 ASL regionali. Il disavanzo 2024, che ha un tendenziale di 199 milioni e che, se andassero in porto i piani di rientro chiesti alle ASL, scenderebbe teoricamente a soli 130 milioni, e cioè una voragine nei conti della sanità che, è vero, non voglio fare del facile populismo, molte altre regioni condividono, ma qual è la differenza fra l'Abruzzo e regioni come la Toscana piuttosto che altre regioni che presentano i conti in rosso? È che in quelle regioni ci si cura, in Abruzzo non ci si cura più. L'Abruzzo è la regione che ha registrato il più alto tasso di diminuzione dei livelli essenziali di assistenza. L'Abruzzo è la regione che continua a registrare record di mobilità passiva, 110 milioni l'ultimo dato. L'Abruzzo è la regione in cui sono diminuite gli interventi, tutti i ricoveri ospedalieri, le prestazioni ospedaliere sono passate da 158.000 nel 2019 a 137.000 nel 2023. E questi cali generalizzati di numero di operazioni, di qualità degli interventi, di peggioramento dei livelli essenziali di assistenza, accompagnati a un disavanzo, a una voragine crescente, offrono un quadro assolutamente fosco della sanità abruzzese. Un quadro che diventa drammatico se poi andiamo a guardare cosa c'è scritto nel piano ospedaliero, nel piano predisposto dal centrodestra e nel piano di medicina territoriale, il famoso piano da esportare, che è anche bellissimo, ma è irrealizzabile. È un piano in cui non ci sono le scelte importanti, l'ospedale di secondo livello, è un piano in cui si prevedono l'apertura di case della salute e di ospedali di comunità senza porsi minimamente il problema di sostenibilità in termini di medici, infermieri e personale paramedico, personale sanitario, che possa poi operare, dare un senso a quelle realizzazioni che peraltro non mi risulta che siano al momento state attivate in nessuna località abruzzese. Quindi un disastro senza, diciamo, da cui non si. Quindi lei dice sarebbe già da commissariare adesso la Regione Abruzzo sulla sanità. Ma io mi permetto di dire che al di là del commissariamento formale è già scommissariata la sanità, perché nel momento in cui bisogna chiedere alle ASL di fare economie sulle spese farmaceutiche senza approntare un'adeguata logistica e un'adeguata informatizzazione, si chiede alle ASL di fare economia sui servizi, noi che cosa stiamo facendo? Cosa sta facendo il centrodestra? Sta scaricando sulle abruzzesi e gli abruzzesi più deboli, cioè chi non può permettersi la sanità privata e chi lavora soprattutto nelle cooperative che erogano servizi al sistema sanitario regionale, che si vedranno tagliati stipendi, orari,
se non addirittura licenziamenti, stiamo scaricando su di loro il costo di una inefficienza e di una incapacità di progettazione strategica. Continuiamo dopo anni ad ascoltare delle favole anche interessanti, anche ben strutturate, su un sistema sanitario abruzzese ideale che non esiste e non sarà possibile realizzare. Noi ringraziamo Luciano D'Amico per questa conversazione, naturalmente grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguiti, appuntamento alle prossime occasioni con il Fatto. Arrivederci, buonasera. Grazie, buonasera.